in un evento come questo, dopo un progetto che ha avuto gli esiti positivi che tutti credo abbiamo condiviso, bisogna cominciare per forza con un ringraziamento. Io ho paura di dimenticarne qualcuno, però provo a segnalarne alcuni. Innanzitutto la dirigente scolastica, che è una persona che non conoscevo, che ho conosciuto attraverso questo progetto, e mi sarebbe piaciuto essere lì per conoscerla di persona. E in tutti questi anni mi è capitato spesso di dover contrastare l'idea che la scuola italiana sia una pessima scuola, che sta in brutte condizioni, che i docenti, i dirigenti scolastici sono sfaticati, non si impegnano, eccetera. Ho fatto una fatica enorme sempre per cercare di dimostrare il contrario e sono contento di averlo fatto, perché anche questa esperienza attraverso una dirigente scolastica appassionata della scuola, con una grande carica affettiva verso i bambini, verso i suoi colleghi docenti, verso le famiglie, ci ha consegnato un progetto che alla fine credo abbia lasciato delle tracce di cui dirò fra un secondo. Un ringraziamento a tutti i docenti che hanno partecipato con passione a questo progetto, alle famiglie dei bambini che li hanno accompagnati nel percorso che hanno fatto, ai bambini che sono stati meravigliosi, a tutti i costruttori di futuro, da Carmen a Erika, a Fedele, a Piero, a Michele, anche ad Alessandro Leon che ci guarda per valutare questo progetto e darne poi una interpretazione. Ma fatemi chiudere questo ringraziamento con Armando, perché la sua storia mi ha davvero molto colpito. Un bibliotecario. Che ha dedicato la sua vita, diciamo, a tenere aperta questa finestra sul mondo attraverso la sua biblioteca e che ha ritrovato spirito, voglia, coraggio, entusiasmo, anche grazie a questo progetto. Quindi davvero grazie davvero di cuore a tutti. E vedete, pensando a questo progetto, quando si conclude un progetto, qualche riflessione bisogna farla per cercare di comprenderne un po' il significato, il valore. E mi è tornato in mente una considerazione non nuovissima, non è assolutamente originale, ma mi sembra molto appropriata in questa circostanza. Vedete, io penso che questo tempo che stiamo vivendo ha generato donne e uomini molto spesso apatici, nel senso cioè di indifferenti, mi verrebbe di dire senza pathos. È come se queste persone, messi di fronte a delle realtà smisurate come può essere la globalizzazione, la pandemia, i disastri climatici, si sentissero impotenti e il risultato è che si rifugiano nell'individualismo. Sono donne e uomini rassegnati, spesso senza sogni se non per se stessi. Hanno, possiamo dire abbiamo, smarrito lo sguardo che hanno i bambini che sono produttori di energia e di amore, che generano in grande quantità e di pura qualità, mi verrebbe di dire. Senza di loro, senza questi esperti di amore e fantasia, la società soffre di una drammatica scarsità di amicizia e di armonia. Ecco perché bisogna avere il coraggio di liberare energie costruttive e creative, di suscitarle, di dare e avere fiducia, come quel bambino che ha detto nel video bellissimo, grazie alla fantasia può succedere tutto, possiamo costruire tutto,
realizzare tutto. A partire dai bambini si deve lasciar crescere e investire sul futuro e farlo con entusiasmo, come è avvenuto con l'esperienza della nave sul Cocuzzo. Vedete, i semi che avete messo a dimora con questo progetto sono, secondo me, semi di vita, di esistenze nuove, che possono diventare pensieri, azioni, visioni nuove del mondo e delle relazioni umane. Lo testimoniano i tanti video che avete realizzato. Vedete, nelle nostre esperienze, di Mecenate 90 di questi ultimi anni, siamo diventati, come posso dire, amici dei perdenti, amici dei più fragili. Ma proprio per questo, forse siamo diventati più appassionati del futuro, perché proprio in quelle fragilità che abbiamo incontrato in questi anni, che abbiamo incontrato generatori di futuro, di simpatia, di buone relazioni umane. Queste esperienze ci hanno insegnato che i quartieri, oltre i centri storici, non sono quelle zone grigie dove la città perde i suoi valori, ma possono diventare luoghi dove ci si confonde gli uni con gli altri, dove le differenze spariscono e le diversità diventano un valore, luoghi dove le persone condividono gli stessi valori, come ci hanno dimostrato gli abitanti del Cocuzzo, le stesse emozioni, imparano ad essere tolleranti. Sono luoghi che celebrano la cultura dell'incontro, perciò tanta importanza alle parole come ponte. E c'è un'altra bellezza da scoprire in questi luoghi, che è quella umana, fatta di tante energie, di solidarietà, di passioni, di desideri, con giovani spesso pieni di speranza e voglia di un futuro migliore, giovani e bambini. Il compito della comunità educante, come dimostra l'esperienza della nave sul Cocuzzo, è far fiorire speranze, stimolare fiducia, intrecciare relazioni, imparare l'uno dall'altro, abitare le parole, dare ad esse nuova vita come avete fatto. La storia, anche quella di un quartiere, di una scuola di quartiere, è piena di sorprese. Guardatevi intorno. Sono doni, allo stesso tempo realizzazioni umane. Questo dono, la nave sul Cocuzzo, noi lo consegniamo alla comunità di Potenza, perché possa essere generativo di nuove avventure da condividere con altri bambini, con altri ragazzi. Perciò voglio ringraziare di nuovo, chiudendo questo breve intervento, tutti voi per averci restituito, consentitemi anche di dire questo, il gusto della semplicità, del poco, dell'essenzialità, dell'aiuto reciproco, che è esattamente quello che è avvenuto in questi mesi anche con la raccolta di generi alimentari. Quindi vi ringrazio davvero per gli insegnamenti che voi avete dato a noi e consentitemi di dire viva la nave su Cocuzzo!